Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questa è la mia autoradio con Android. Un'autoradio che ho installato io con Android 8, l'ho messa al posto dell'autoradio che c'era della casa, che svolgeva molte funzioni molto semplici. Qui sotto c'è la chiavettina che serve per dare la connessione ad internet all'autoradio, una chiavetta che opera in Wi-Fi, dà la connessione all'autoradio, dà la connessione a internet a tutta la macchina. Io ho, per esempio, 50 giga al mese sul mio telefonino, ma quando entro in auto utilizzo gli altri 50 giga a disposizione della chiavetta, lì utilizza anche lo smartphone di mia madre, che per esempio non ha un piano internet, quindi usa il wifi in casa e il wifi in auto. Ma avere a disposizione internet sull'autoradio è molto comodo per molti fattori, per esempio per il navigatore, per SoundCloud, che è installato in questo momento. Queste Power Rangers di OX EUX, non so come si pronuncia perché è norvegese. E l'autoradio è perfettamente integrata con i comandi che ci sono in auto, quindi decisamente molto comodo. E oggi, in questa puntata di Diario di Viaggio on the road, vorrei parlarvi proprio di questa autoradio con Android. Per cui cominciamo il vlog. Sigla! Avere un sistema Android con uno schermo da 7 pollici e la connessione ad internet in macchina sicuramente è una cosa incredibilmente versatile sotto molti punti di vista. La prima e principale funzione per cui io utilizzo infatti questa autoradio è il navigatore. Questo mi permette di non dover consumare la batteria del cellulare, di avere il cellulare a disposizione in caso di chiamata utilizzando il Bluetooth o per tutte le altre funzioni, ed avere il navigatore completamente integrato nel sistema di intrattenimento dell'auto. Infatti, mentre sto ascoltando della musica, se il navigatore deve darmi delle indicazioni, si abbassa leggermente il volume della musica e mi dà l'indicazione, non so, gira a destra, fra 200 metri prendi la seconda uscita, eccetera. Sull'autoradio ho installato due navigatori, uno è Sigic, che mi è stato fornito assieme all'autoradio con un anno di licenza nelle mappe dell'Europa, e uno è Google Maps, che mi sono invece installato manualmente. Ora, in realtà io preferisco maggiormente utilizzare Google Maps, perché avendo a disposizione Google Maps con la connessione ad internet, non solo hai un navigatore sempre e costantemente aggiornato, ma addirittura Google Maps conosce la situazione del traffico in tempo reale, e qualora ci fossero dei blocchi, per esempio c'è un incidente stradale, che è una cosa che mi è successa quest'estate, mi saprà indicare in tempo reale in che modo utilizzare un percorso più veloce. Quest'estate mi ha fatto evitare di prendere l'autostrada durante un rallentamento a causa di un incidente stradale, ed è stato decisamente molto comodo, perché ho preso una statale in cui era a vista l'autostrada, e mentre io percorrevo la statale vedevo tutti quanti fermi in autostrada. Naturalmente l'autoradio serve per la funzione principale, quella di ascoltare la radio, nello specifico mi permette di ascoltare sia la radio analogica che il DAB, il Digital Audio Broadcasting, e devo dire che con il DAB ancora non mi trovo molto bene. Per carità, la qualità audio è eccellente, ma mi danno fastidio quei maledetti disturbi digitali che avvengono, per esempio passi sotto un cavalcavia, e in quella «E adesso ascoltiamo l'intervista», il quale ci parlerà sicuramente, mamma mia, l'autoradio analogica non è a questo livello, però sicuramente le cose miglioreranno nel corso del tempo, per il momento aspettiamo. Ma a livello di intrattenimento musicale, naturalmente avere a disposizione le app permette di installare la propria app musicale preferita. Per esempio tantissimi installano Spotify. Io, che, come ho già detto, sono decisamente più borghese, invece ho installato SoundCloud e ascolto dei musicisti particolari su SoundCloud. Inoltre avere l'app di SoundCloud sull'autoradio è una doppia comodità, perché mi permette di interagire. Con un semplice tap io posso automaticamente inserire un brano nei preferiti, e poi con calma dal telefonino prendo gli ultimi preferiti, decido se ripubblicarli, decido se immetterli in una playlist, decido se commentarli, decido come interagire. Per questo, lo ribadisco, seguitemi su SoundCloud, trovate il link sul doobly-doo, e io ho una playlist dedicata alla musica che ascolto in auto, che può anche essere utilizzata sui video YouTube, perché è musica Creative Commons, e devo dire che mi sta piacendo interagire con SoundCloud.
SoundCloud, quindi se avete un profilo SoundCloud segnalatemelo nei commenti, gli darò sicuramente un'occhiata. Ma avere a disposizione le app sull'autoradio è una cosa molto utile non solo a livello dell'intrattenimento, ma anche a livello della funzionalità giorno per giorno. Infatti, appunto, sicuramente è molto utile avere il navigatore satellitare, ma un'altra app che io utilizzo sull'autoradio è Zello. Zello è un'app per il push-to-talk, per parlare e ascoltare gli altri, un po' come se si fosse in ricetrasmittenti. E infatti ho collegato un gruppo riservato di Zello con il ponte radio che abbiamo alla Protezione Civile, in questo modo è possibile utilizzare Zello dall'auto per parlare con i colleghi della Protezione Civile, anche quando mi dovessi trovare in una posizione in cui non c'è copertura del ponte radio per le ricetrasmittenti, o letteralmente per parlare ed ascoltare i colleghi che stanno operando, anche se mi trovo in un'altra provincia, quindi totalmente lontano dal ponte radio, che non è una cosa tanto da buttare via. Inoltre, volendo, è possibile installare l'assistente di Google sull'autoradio, ed è molto simpatico poter interagire con l'autoradio dandogli determinati comandi, alza il volume, abbassa il volume, o cercami questo brano, fai questa ricerca su internet, ma diciamo che l'ho disinstallato perché alla fine della fiera tendeva a essere una cosa che non utilizzavo quasi mai. Una cosa che utilizzo spesso, ma è già integrata in Google Maps, è l'assistente vocale per la ricerca delle posizioni. Per esempio, mentre io sto facendo un percorso, cosa che abbiamo fatto quest'estate sempre, siamo in autostrada, ma è quasi ora di pranzo, aspetta che cerchiamo una trattoria, fai ricerca vocale su Google Maps «trattorie in zona», mi segnala le trattorie, ne scegli una, ti devia il percorso per portarti in quella trattoria e poi continuerai il tuo percorso normalmente. In questo caso la funzione è molto utile, è molto interessante, e naturalmente una funzione già integrata in Google Maps, quindi non c'è bisogno di installare l'assistente vocale, ma non è da sottovalutare questo discorso di avere appunto l'assistente vocale in auto. Infine una piccola curiosità, l'autoradio Android come sistema di intrattenimento ti permette anche di guardare i video, per esempio su YouTube, oppure con il lettore multimediale. La piccola curiosità è questa, essendo il dispositivo un autoradio, e quindi essendo un dispositivo omologato per stare in Europa, è possibile guardare video YouTube oppure i video con il lettore multimediale se e solo se il freno a mano è alzato, altrimenti i video non partono. Insomma, ragazzi, questo è il sistema di intrattenimento multimediale Android che io ho installato sulla mia auto. È stata una scelta che ho fatto nel corso del tempo, ho vagliato molte ipotesi, ho vagliato molti modelli di autoradio, sinché ho trovato quello che, diciamo, si confaceva alle mie esigenze. Voi che cosa mi raccontate? A bordo della vostra auto avete un autoradio Android anche voi? Avete un'autoradio evoluta con il navigatore, anche se non utilizza il sistema Android? Avete un autoradio che fa solo le funzioni basilari? Avete l'autoradio che fa solo il Bluetooth? Non avete nemmeno l'autoradio? Avete l'autoradio con, non lo so, con le cassette stereo 8? Sapevate che esistevano questi sistemi completamente evoluti, che sono molto funzionali e molto simpatici? Siete curiosi e sicuramente prenderete un dispositivo di questo genere per la vostra auto? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, questo è tutto. Spero di essere riuscito a intrattenervi e a farvi conoscere un dispositivo che può essere molto interessante per utilizzo in auto, rispetto al semplice ascoltare della musica. Se ci sono riuscito, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che arriva anche se la vostra autoradio non è particolarmente evoluta. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e ricevere occasionalmente piccole curiosità e dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!